Mr. Jerry Selfie. Buongiorno, oggi tocca Dane. Allora, la penultima scultura dello sterminio è Dane. Perché ne ho messe quattro? Anche se non tutte sono destinate allo sterminio. Per raccontare un pochino l'evoluzione del modello, anche se sì, bene o male si dovrebbe vedere. Questo, magari lo sposto di qua, questo è il primo modello che io ho fatto della Dane nel 1992. La firma è qui, non so se si vede, la firma è qui. E qui c'è scritto anche, chissà se c'è, sì, qui c'è anche scritto il giorno e l'ora nel quale è stata fatta la prima colata dalla Creta. Perché la faccio vedere? Perché il viso che ha, il viso, e anche i capelli, siccome questa è la prima colata, io le prime colate generalmente me le tengo, per cui la tolgo, l'ho solo fatta vedere per raccontarla. E adesso andiamo con le altre. Questi due modelli qui sono fatti dallo stesso stampo del modello che ho fatto vedere prima con la data sotto. Questo modello qui invece, che è firmato, è il numero 2 di 99. Ah, non c'è, c'è solo il numero. È il numero 2 di 99. Ha praticamente il basamento nella colata, è di ceramica fredda anche il basamento. Questi due qui invece sono dei basamenti fatti di legno dorato con l'oro in foglia. Volevo farvi vedere un'altra piccola differenza, a parte il viso, che si dovrebbe vedere un po' la differenza tra i due visi. Questo viso qui l'ho rimodellato, a differenza del primo modello, e ho anche modificato il ritmo dei capelli. Se notate, i capelli di questo modello qui è molto più liscio, molto più pettinato, mentre invece questo modello qui ha le coste un pochino più decise. Ma fanno parte della loro caratteristica, perché ad esempio questo modello qui della Dane con il modello originale, l'argentatura dei capelli, la doratura dei capelli è stata fatta a Mecca, cioè la Mecca vuol dire che è un fondo argento che man mano lo scalda e si avvicina all'oro, in modo da avere varie tonalità per dare un po' di brio a quella che è la chioma dei capelli e il senso della doratura, che in questo caso il racconto mitologico, parlando della storia del mito di Dane, in quel caso lì, per poter fare l'amore con Dane, lui si trasformò in oro e l'elemento dell'oro fa parte del simbolo che racconta il mito, in questo caso qui, che ha un certo ascendente sulle donne, l'oro, il potere, il denaro, eccetera. Per cui Ce n'è ancora una che posso mettere in sterminio, che non è il basamento, la vado a prendere. Me la stavo dimenticando. Eccola qui. Questa è una Dane da passeggio. Questa, adesso ha un po' di polvere forse, la spolveriamo in diretta per far vedere che sono spolverabili, forti, poi ceramica fredda, un materiale che non è come la scagliola, che come la guardi storto si ferisce, dura negli anni, perché c'è il trono di Cnosso, c'è il trono di Minosse a Cnosso che ha 3400 anni ed è ancora là con i segni delle sedute. Ok, questa qui non è il basamento,
Questa qui ad esempio è la numero 3, è la successiva a questa. Si vede che ha lo stesso tipo di faccia, lo stesso tipo di pettinatura e ha in questo caso la doratura fatta a foglia d'oro, sempre a rimarcare il simbolo dell'oro che raffigura la presenza di Zeus, la mano di Zeus. Per cui in sterminio ci sono queste quattro qui. Allora, questa è in ceramica fredda, questa è in ceramica fredda, invece questi due modelli qui, questo è in scagliola dura, con sopra una pelle speciale che io gli ho fatto, mettendogli un tessuto che si chiamava, perché non è più in produzione, Framatex, era praticamente uno stucco fatto con dei tessuti polverizzati e resi in una pasta che tu potevi dare su qualsiasi piano, volume, eccetera. Io gli ho fatto questa pelle perché è un po' brugolosa, è un po' vibrante, assomiglia, ricorda un pochino i pori, sia a questa che a questa. Entrambe hanno la rivestitura di Framatex, molto forte, perché poi è stato, infatti anche questa c'è scritto scagliola dura, pezzo unico per colore. Queste qui quando le facevo, ancora non conoscevo la ceramica fredda, quando nel 92, gli mettevo il cartoncino con la garanzia sotto, ce l'hanno entrambi questi due qui. Per cui riassumendo, ci sono due sculture in scagliola dura e due sculture in ceramica fredda del modello della Dane. Entrambe si possono avere per 200 euro l'una ed entrambe sono degli affari, perché queste due sicuramente, avendo anche il Framatex, hanno che non l'ho più ripetuta questa cosa, era un pochino da pazzi. E per cui nell'epoca in cui sono state fatte segnano anche un tipo di materiale, a differenza della ceramica fredda che, dopo avergli modificato anche il viso, ho fatto anche la scelta di farla proprio libera, senza basamento. Cosa che invece nel bronzo, nella produzione in bronzo, il basamento l'ho fatto fare proprio in fusione, in bronzo, tirato lucido, ma non mostro perché sono già di collezione privata. Cosa posso dire di Dane? Dane, che è nata nel 92, no? Hanno detto sì. Questo ad esempio ha una sfumatura che ricorda molto il quadro di Klimt, perché la posa di questa scultura qui, di questo mito qui, è veramente ispirato al quadro di Klimt, non spasmodicamente, ma però è evidente il richiamo nel quadro. Dane ha il viso non rivolto al cielo, ma rivolto un po' più a se stessa, un po' più sul tre quarti, no? Però la posa è questa, in mezzo alle gambe ha la cascata d'oro, che sarebbe la pioggia di Zeus in oro, che cola dal soffitto e va su di lei e la possiede, no? Io ho fatto diventare la chioma dei capelli questo fiume d'oro che la invade e che gli dà anche questo senso di accoppiamento, di abbraccio, di sensualità, di apprezzamento che lei con le gambe fa, non so se si vede, con le gambe fa un intreccio che è un abbraccio fondamentalmente, di gradimento. Poi con la sua manina, questa è la posa di Klimt, con la sua manina sotto, non mi ricordo se c'era questa manina qui, forse gliel'ho aggiunta io, fa niente. Per cui il racconto mitologico è già conosciuto, è uno di quei miti che mi hanno fatto click e che ho eseguito e che adesso mi ritrovo a dover mettere in campo, o per essere distrutti o per essere comprati veramente a un prezzo stracciato, perché la situazione economica nel quale mi ritrovo, sia grazie alla crisi che è ovunque, ma soprattutto grazie alla continua vessazione che le forze dell'ordine stanno facendo al mio lavoro, tenendolo fermo dopo tantissimi anni di preparazione. Per cui fondamentalmente la causa di tutto questo inciampo dipende dalla polizia municipale e tutto quello che ne è seguito. C'è un bel elenco di persone che io mi auguro prima o poi verranno a rispondere, e se sono conformi alla legge io lo riconoscerò, se invece hanno fatto degli abusi, come è giusto che sia,
mi risarciranno per l'incalcolabile danno che stanno creando, non solo a me, ma all'intero popolo italiano come minimo. Ma non lo dico per questione di ego, lo dico per questione di tema che è in questione. Questa Edane ha bisogno di una pioggia d'oro come io ho bisogno di una pioggia d'oro fatta di soldi, di sentimento e di presenza. Per cui approfitto per ringraziare quelle persone che si sono fatte sentire materialmente, ma con un certo calore. Con un certo calore, perché dietro c'è un sentimento, una consapevolezza di quello che sta succedendo e un po' anche di apprezzamento di quello che è il mio lavoro, la mia figura, che mi ha veramente toccato il cuore, per cui sarò riconoscente a queste persone, perché veramente, anche se meritare una parola che non ha senso, come impossibile, no? Che andrebbero cancellate dai vocabolari, però diciamo che gli sta bene un ritorno caldo dopo una manifestazione calda così manifestata da queste persone poche ma presenti. Molte parlano bene, altre parlano meno, agiscono in silenzio e qualcuno proprio il minimo indispensabile, però le apprezzo veramente con la parte mia che è allenata a non farsi scappare le cose importanti. Me ne vado perché sono un chiacchierone. Ciao. Messaggeri selfie. Amo. Messaggeri amore.